Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FUTITALIACHANNEL avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Bentornati ragazzi, quello di FUTITALIACHANNEL e siamo qui con il 14° episodio del nostro Road to Random. Siamo qui con il draft che avrei dovuto fare nello scorso episodio, l'ho fatto in questo, quindi poco male siamo qui con la squadra che mi sono creato. Una Bundesliga veramente forte, ci ho messo qui Kaká, che comunque ha 8 d'intesa grazie all'allenatore brasiliano. È una Bundesliga abbastanza forte, c'è questo terzino destro che levavo subito per Egg. Mettevo Mkhitaryan come esterno destro, mettevo in campo naturalmente Cristiano Ronaldo e spostavo Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. A volte mettevo Ronaldo come punta e Aubameyang come esterno. E poi altri cambi che facevo era mettere Griezmann come trequartista, visto che Kaká non è che mi è piaciuto più di tanto. Comunque, un'ottima squadra che però non mi ha permesso di vincere questa volta il draft. Siamo arrivati in semifinale e abbiamo perso ai rigori, dopo aver vinto ai rigori ai quarti, quindi diciamo che ho faticato abbastanza. Adesso andiamo a vedere qual è il nostro premio e quali giocatori ci possiamo tenere nella nostra rosa. Quindi abbiamo due pacchetti, solo due, un pacchetto oro premium maxi, che è un buon pacchetto, e un pacchetto giocatori oro. Possiamo trovare due giocatori interessanti. Iniziamo col maxi. Questo guardiamo un pochino, un portiere della Ligue 1, Lopes, non un granché, abbiamo Erkin dell'Inter, che non sarebbe male, ma non abbiamo tanti giocatori della Serie A. Abbiamo anche Pandev, Navarro sicuramente no, Pandev no, Ligasi no, Vanderlei no, Gomez nella Liga Adelante no, Vargas può essere una buona scelta. E infatti vado a prendere lui, non Erkin, un po' a malincuore, però Vargas può essere utile visto che vogliamo fare una Bundesliga e non abbiamo esterni. Guardiamo poi nel secondo pacchetto tutti i giocatori, quindi qui potremo scegliere solo un giocatore, nessun contratto, difensore centrale Bruno Alves del Cagliari, che però non è in Serie A in questo gioco e quindi niente, non ce ne facciamo di niente. Sorrentino, un portiere della Serie A, potrebbe tornare utile. E infatti prendo proprio Sorrentino, mentre il resto lo possiamo anche scartare. Quindi, come potete vedere, in divisione 5 non stiamo facendo molto male. Abbiamo 12 punti su 5 partite, ci mancano 5 partite per farne 7, bastano 2 vittorie e un pareggio. Non male. Questa è la squadra che mi sono creato per questo episodio. Non ci saranno cambi, visto che né Sorrentino né Vargas mi sono molto utile. Però andiamo a vedere il primo giocatore random dell'episodio. Andiamo un pochino, il primo giocatore di oggi. Chi sarà? Attenzione, no, 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 perché non potevi essere la sua versione normale? No, record breaker. No, Shaq era perfetto, doppia intesa con Koscielny e ciao proprio, ciaone. Invece no, Shaq record breaker non lo prenderemo mai. Ok, prima persona di oggi che vedrete sfidare con la squadra che avevo fatto vedere all'inizio, con uno squadrone veramente, Serie A a sinistra, Ligue 1 a destra, Aubameyang, Futis e Götze. Quindi non è neanche un cattivo giocatore se ha vinto Aubameyang, Futis, chissà perché in divisione 5, non lo voglio sapere. No, dama, che culo, non ci voglio credere. Oddio, che parata di Farman, incredibile. Iniesta, buono, qui col roll. Qui c'è il fallo, forse c'è il rigore. Dai, sì, c'è il rigore, grandissimo Iniesta. Si procura il rigore, alla battuta va Ciro Immobile a destra, tira una botta, Ciro Immobile, 1-0 al 28esimo, vai così. Buono Ciro per Suseita, ancora a cercare Ciro, è buona la posizione, vai Ciro, entra dentro, Ciro la botta fuori. Finisce qua il primo tempo, 1-0, molto convincente, una squadra molto forte, vediamo di concludere bene. Buono subito per Ciro che se ne va. Ancora Ciro, li scarta tutti Ciro a giro, mamma mia. No, Iniesta, non mi sbagliare questi passaggi. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Buono qui, Mario Suarez. Mario Suarez persiste. Bravissimo Mario Suarez indietro per Diamanti. Diamanti col buon roll, se ne va. Diamanti! 2-0! Non è uno skill goal perché un unico buon roll, anche se ha scartato benissimo l'avversario, non basta. E c'è però il rage quit sul 2-0 al 71esimo di Diamanti, grandi così. 800 crediti che fanno comodo, ricordiamoci, dobbiamo sbloccare quell'Aubameyang. Peccato per Check in questo episodio, avrei preferito Check perché avere piena intesa lì in difesa sarebbe stato perfetto. Comunque adesso andiamo a vedere chi è il secondo giocatore di oggi, sempre random, sempre oro, è Gian Paolo Pazzini.
Pazzini lo potrei anche prendere. Mamma mia. Cioè lo potrei prendere, lo devo prendere, costa poco. Eccolo qui per 400 crediti, Giampaolo Pazzini entra nel nostro club, incredibile, non l'avrei mai detto. Ce l'abbiamo però, diciamo che per adesso non lo utilizziamo. Utilizzeremo invece di nuovo la stessa squadra di prima perché sono tutti con, diciamo, 90 di intesa o più. Quindi perfetto, probabilmente utilizzerò anche una forma fisica una volta che la forma fisica di tutti i giocatori sarà calata. Per avere un'unica squadra per un pochino mi fa comodo per non cambiare sempre. Ok, vogliamo che il nostro secondo avversario ha una liga molto economica con Bakambu Torres in attacco. Probabilmente è un buon giocatore, quando troviamo squadre un po' più scarse troviamo giocatori un po' più forti, è così che va FIFA. Vanno su Zaeta, entra dentro, c'è il gol, no, come non è entrata? No, voglio la goal line technology, incredibile, il tiro penso di diamanti. Buono Susaeta, se ne va a due. Susaeta prova il tiro. Oddio, la traversa ancora, però c'è Iniesta sulla ribattuta, fallo gol. Andrea Iniesta, tre pali ragazzi, in 24 minuti dobbiamo fare la fallo challenge. La vinceremo sicuramente. Andrea Iniesta, mamma mia. Ho rischiato di sbagliare anche questo. Però alla fine c'è il gol, c'è l'1-0. Buono diamanti. Buono così. La prova diamanti con il rainbow e poi il tiro. L'ha provata. Finisce qua il primo tempo sull'1-0. Questa volta solo 1-0. Potevamo fare qualche golletto in più. Non ci disperiamo, vediamo di farlo nel secondo tempo. Buono qui il filtrante per Suzeta. Esce il portiere, quindi c'è il pallonetto. C'è anche la parata di Guarzagli. Dai diamanti, a giro diamanti. Ha messo il difensore proprio all'ultimo millesimo di secondo, come sempre. Dai Ciro, buono, la sponda in mezzo per Fernandez, il tiro addosso a Diego Alves. Vai di là, perfetto per Susaeta. Susaeta è solo, non può sbagliare. Susaeta la deve solo appoggiare fuori. Bravissimo Susaeta, sei un grande. Buono lì, per Mario Suarez, anche lui la deve solo appoggiare. Lui però è quello fa, 2-0, 75, sono spaccato. Marione Suarez. E finisce comunque qui la partita, un altro 2-0, un'altra convincente vittoria. Ancora nessuno skill gold, però 500 reti che fanno comodo. E un terzo giocatore oro random. Vediamo un pochino chi sarà il terzo giocatore random di oggi. È Roberto Hilbert, terzino destro. Un altro terzino destro della Bundesliga, ce ne abbiamo tantissimi. E lui mi costa addirittura 450 crediti. Wow, per un giocatore che nemmeno utilizzeremo. Andiamo un pochino, l'ultimo avversario ha una Bundesliga mista a Liga mista Serie A, insomma una bella ibrida con tutti con piena intesa, quindi veramente un buon lavoro con Muslera in porta addirittura, una bella squadra. Vi ricordo che ci basta un punto per vincere il titolo, quindi ci basterebbe un pareggio, vediamo di guadagnarcelo. Però chi ci voglio provare con Alino, vediamo se riesce a fare una bella parabola. Alino diamanti, oddio quanto ci è mancato al gol. Verrà ancora Alino diamanti con la bordata diamanti, oh mio dio, su palo il portiere. A Fernandez indietro a cercare Iniesta. Iniesta si libera l'avversario molto bene, il tiro di Iniesta però è centrale. Fine primo tempo 0-0, dobbiamo trovare questo gol per la sicurezza e vincere il titolo, perché è tosta, una partita veramente tosta. Buono per diamanti, dai diamanti. Entra diamanti senza skill, ma con una grande azione però. Palo. Attenzione qui. Oddio, no! No! Perché sempre così all'84esimo? Non posso perdere il titolo. Cioè, non posso perdere il titolo. C'ho ancora due partite dopo, però che palle. Vai lì. Passala per qualcuno. No, niente. Finisce così la partita, che bello, partita immeritatamente persa, veramente immeritatamente. Quindi niente titolo, niente draft nel prossimo episodio, sarà con ogni probabilità nell'episodio successivo. Ci mancano ancora due partite e un solo punto per vincere il titolo. Peccato, lo volevo vincere in questo episodio e quindi concluderemo con solo un giocatore bronzo. Sarebbe stato bello fare due filetti di vittorie e invece no. Jack King è l'ultimo giocatore, non è neanche malissimo, 82 di fisio, non male per un difensore, però è della Football League, quindi come potrei mai usarlo? Vediamo un pochino quanto costa. 200 crediti per lui,
Quindi abbiamo guadagnato 200 lire della partita, 200 lire di spesi per questo bronzone. E con questa rosa con la quale mi sto trovando molto bene. Consigliatemi comunque dei cambi da fare, soprattutto se volete iniziare a vedere un po' di Bundesliga, anche se mi manca ancora un bel difensore centrale per poter sostituire uno di questi due, visto che comunque Farman lo so che non ha intesa, però sta giocando comunque molto bene. La difesa mi sta piacendo molto, il centrocampo pure. L'attacco forse qualcosina da cambiare ci sarebbe, però vediamo un pochino nel prossimo episodio cosa riuscirò a inventarmi. Io vi invito a lasciare un like, arriviamo almeno a 30 mi piace anche per questo episodio. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Cosa fai, Maran? Cosa fai?